Oggi è stato sottoscritto un importante accordo con l'Agenzia del Demanio e l'Ufficio Esecutivo Penali Esterne, che dipende dal Ministero di Grazia e Giustizia, col Comune, per l'utilizzo per 30 anni di tutto il piano terra di Palazzo della Libertà. Il risultato ovviamente è proporzionato come importanza alla valenza dell'intero edificio rispetto al centro cittadino. Ricordo che circa un anno e mezzo fa Italia Nostra, insieme al coordinamento Comitato di Quartieri, aveva fatto un interessante lavoro sul centro, ponendo proprio l'accento sulla possibilità di utilizzare i piani terra di importanti edifici di rappresentanza per scopi sociali e culturali. Quel lavoro fu intitolato Visioni possibili. Dobbiamo dire che oggi questa visione da possibile è diventata reale, con uno sforzo non indifferente da parte dell'amministrazione, consegnando quindi alla città e al suo centro uno spazio che potrà essere utilizzato in modo polifunzionale, uno spazio molto ampio, stiamo parlando di 1500 metri quadrati, in parte oggi già occupato dall'auditorium, che vedrà però anche come auditorium rinnovato la sua concessione, che oggi è temporanea per 5 anni, per 30 anni. Quindi un riconoscimento importante di un lavoro reso possibile anche in questo caso dall'intesa dei diversi soggetti che hanno concorso alla sottoscrizione dell'accordo. L'accordo, come dicevo, riguarda tutti gli spazi del piano terra di Palazzo della Libertà, quindi la sala, il grande auditorium di circa 640 metri quadrati, che era stato dato in uso storicamente, tutti noi ovviamente conosciamo l'attività di Lavo 80, dicevo era stato dato in uso al Comune, ma con delle autorizzazioni ristrette dal punto di vista del tempo, cioè per quasi 4 anni, rinnovabili di volta in volta. Con l'accordo si stabilirà una concessione invece trentennale, quindi con un arco temporale molto lungo, che consentirà anche quindi di pianificare possibili migliorie che sono, rispetto allo stato attuale anche di questo spazio, quanto mai auspicabili. Abbiamo poi, ed è questa anche la parte diciamo nuova dell'accordo, l'utilizzo del grande atrio di ingresso, un atrio di grande bellezza, come potete vedere anche dalle immagini, di circa 400 metri quadrati, che potrà essere utilizzato sia per accedere all'auditorium che ai nuovi spazi dell'UEPE, ma anche per, visto la sua dimensione e la sua qualità, anche per eventi e iniziative di carattere culturale. E poi tutto lo spazio dell'ufficio, oggi occupato dall'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne, uno spazio di quasi 450 metri quadrati, che verrà utilizzato invece dal Comune, adesso è una valutazione che dovrà essere ancora meglio approfondita, ma che dicevo verrà utilizzato come spazio polifunzionale, quindi anche qui per sale convegno, per convegni, conferenze, spazi mostre. Questa è una destinazione infatti che manca attualmente in disponibilità del Comune nel centro della città e che quindi riteniamo di poter soddisfare appunto con l'acquisizione di questi spazi. C'è poi l'ultima parte che riguarda l'ufficio, oggi occupato dall'ufficio immigrazione, per una superficie di quasi 150 metri quadrati, che oggi non viene ancora formalmente data in uso al Comune, ma che si demanda a delle valutazioni più approfondite quando si avrà un progetto più chiaro del trasferimento della prefettura nei piani superiori. Si è parlato a più riprese del tema della rivitalizzazione del centro, che è un tema riportato anche nel programma di mandato della nostra amministrazione. Si è sempre detto che per affrontare un tema di questa complessità era necessario intervenire mettendo insieme una serie di tasselli. Non è possibile affrontare questioni di questo genere con risposte e processi univoci.
L'accordo di oggi è un altro di questi importanti tasselli, dopo l'esito del bando sull'ex diurno, dopo la variante di Ecci che ha introdotto degli aspetti molto importanti dal punto di vista urbanistico, e ovviamente anche dopo il concorso, che è l'altra tappa che oggi è in corso e che si andrà a completare per la fine anno. Palazzo della Libertà rientra in questo disegno e mi viene da utilizzare in questa strategia, ed è introducendo quell'elemento di finalità culturale che dà ricchezza all'intera programmazione sul centro, unitamente ovviamente alle scelte fatte anche sulla riqualificazione del teatro Donizetti. La variante 10, se ricordate, si declinava sugli aspetti relativi alle destinazioni commerciali, perché il commercio è un'altra delle anime del centro piacentiniano. Abbiamo sempre detto che questo non voleva dire sottovalutare ovviamente le destinazioni pubbliche e culturali, e quindi l'accordo che oggi è stato sottoscritto su Palazzo della Libertà va proprio in questa direzione.